Tutto secondo i pronostici, il fine settimana appena cominciato è definito da bollino nero e nonostante il fatto che oggi e domani non circolino mezzi pesanti, il traffico è molto intenso sulla rete autostradale di autovie. Beh, sabato di esodo e le previsioni sono confermate, c'è stato già durante la notte molto traffico in est, quindi direzione Trieste, con anche delle code a tratti, soprattutto sul tratto Portogruaro-Palmanova che persistono anche durante la giornata, quindi le code più o meno a tratti da Portogruaro a Palmanova, poi ci sono 3 km di coda al casello di Lisert, traffico molto intenso anche in entrata alla Pisana e al casello di San Donato. Tanti turisti diretti in Slovenia e in Croazia che provengono da Austria e Germania, ma molti sono anche gli italiani. Qualche consiglio dagli addetti ai lavori per chi si mette in viaggio? In questi casi si dà consigli soprattutto sulla sicurezza, quindi ci si raccomanda molto sul mantenimento delle distanze di sicurezza, perché in questi momenti succedono spesso degli stop and go dovuto proprio alle code a tratti. Quindi mantenere a distanza di sicurezza e non distrarsi da tutti quegli accessori che ormai si utilizzano anche quando si guida, massima attenzione alla guida. Da quando è iniziato il traffico estivo, la notte scorsa è stata quella con maggior intensità di traffico, con volumi elevatissimi che hanno superato i 3.000 veicoli l'ora. Per tutto il giorno le code a fisarmonica si sono distribuite in più punti dell'asse autostradale. La situazione si alleggerirà solo domani. Sarà sempre, noi diciamo, un bollino giallo, sempre sulla stessa direzione, meno intenso di oggi, però sempre sul tratto Portogruaro-Palmanova, ai caselli che portano al mare. Ci sarà del traffico intenso e qualche possibile coda può esserci in tono minore rispetto ad oggi.